Buon pomeriggio a tutti, sono tornato in live. Come state? Tutto bene? Allora, inizialmente vi chiedo scusa per la mia assenza. Ho avuto un po' quel lavoro e quant'altro, quindi ho fatto un po' di fatica in questi giorni, quindi vabbè. Dopo la mia avventura con Pokémon Cristallo mi ero un po' rotto le palle, chiamiamole così, e quindi ho deciso di cambiare, ma riprenderò Pokémon Cristallo, ma un po' più avanti. Quindi adesso comincio con Pokémon Platino e niente, quindi e via, andiamo. E allora, datemi un momento, tratteniamo così e cominciamo. Allora, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Grazie. Il mio nome è Rowan, ma per tutti sono il professor Pokémon. Prima di cominciare devo farti una domanda. È la tua prima avventura questa? Se hai bisogno di consigli, sono la guida più adatta a cui rivolgersi. No, nessun consiglio. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Ok, fin qua lo sappiamo tutti. Questa è una Pokéball. Premi il pulsante al centro della Pokéball. Ok. Noi umani viviamo al fianco dei Pokémon, sono nostri amici fedeli. A volte i Pokémon sono compagni preziosi collaboratori. Alcuni si coalizzano con i Pokémon per sfidare altre persone, stabilendo con essi un profondo legame. Ma cosa faccio io? Ma che cazzo devo saperlo? Mi dedico alla ricerca dei Pokémon per saperne di più. Ci sta. Prima di tutto, parlami un po' di te. Ok. Sei un ragazzo o una ragazza? Ragazzo. Ah, se allora sì. Vede controllo? Sì. Come ti chiami? La mettiamo Ken come al solito. Si può fare anche. Sì, facciamo così. Ah, ti chiami Ken, giusto? Sì. Ok, così tu sei Ken, è proprio un bel nome, grazie. E questo invece penso sia un tuo amico. Come si chiama? Alvise. Bello Alvise. Ricky, Gino. Lo chiamiamo Miguel, no, Juan, no Juan. Juan, sì, Raul. Bene, che è arrivato il grande momento, la tua personalissima avventura sta per cominciare. Grazie. Nel corso dei viaggi incontrerai molte persone e Pokémon. Di sicuro farai tante scoperte e imparerai qualcosa anche su di te. E adesso vai, tuffati nel meraviglioso mondo dei Pokémon. E andiamo, cazzo. I Pokémon sono stati al nostro fianco. Canto. Ok. E con questo si conclude il nostro speciale. Chiediamo al prof. Rowan. Un reportage di Jubilo TV. Alla prossima sera, stessa ora, stesso canale. Ok. Non so, non cazzo da fare. Eccoti qui. Ehi Ken, stavi guardando la TV? Certo che sì. Professor Rowan è quel pezzo grosso che studia i Pokémon, vero? Significa che deve avere un sacco di Pokémon. Quindi, se glielo chiedessimo, scommetto che ce ne darebbe qualcuno. Beh, magari. Ehi, un PC nuovo? Ma strano, si fa i cazzi suoi? Cioè, non fatti i cazzi tuoi. Aspetterò fuori, eh. Se arrivi in ritardo ti faccio una multa di 100 milioni. Ma fatti i cazzi tuoi tu. Con il pulsante X si apre il menu. Aspetta. Ok. Qua c'è la cosa. Ok. Abbiamo qualcosa nella borsa? Borsa. Un cazzo. Ok, niente. Quanto salviamo? Tanto per. Sai il gioco? Sì.
Madonna, quanto ci mette a salvarsi. Ok. Perfetto. Sì, ma io voglio provare a salvare. Faccio salva. Sì. Protegge molti dati in corso. Che dati? Ho appena iniziato l'avventura. Dati di che? Quanto ci mette a salvarsi? Olla, mezz'ora per salvarsi, minchia ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Sì, che non andare nel brato, i Pokémon selvatici potrebbero attaccarti. Se fossi un Pokémon non sarebbe un problema, ma visto che non è così... Beh, fai attenzione tesoro, grazie mamma. E un po' cosa ti dice il nostro amico qua. Tecnologia moderna incredibile, si può giocare con persone di tutto il mondo senza usare fili. Interesting. Un secondo, tac, facciamo così, a posto. Allora andiamo un po' quelli a casa nostra, vediamo qua cosa c'è. La signorina, la signora, salve signora, hai saputo? Quel professore che studia i Pokémon è ritornato nell'altra città, dicono che è stato via per ben 4 anni, chissà se ha trovato qualche Pokémon particolare in tutto quel tempo. Ascolta, che voglio un Pokémon grazioso, catturalo. Ti fai la tua avventura e vai, cioè non è che possiamo star qua così. Vabbè, detto ciò andiamo avanti. Questo qua è quello di Juan. Ciao, che Juan ti stava cercando, penso sia andato a casa, però vedrai cosa voleva. Vabbè, andiamo. Boom! Boom! Pa, pa, boom! Che succede? Ciao, ok, sto andando dal professor Rom, vieni anche tu, dai, sbrigati. Oh no, ho dimenticato qualcosa. Questo qua, cioè... Vabbè. Ah, ciao, ok, sto cercando qua, è uscito un attimo e poi è tornato di corsa. Non stavo mai fermo quel ragazzo, non capisco a chi assomigli. Se non lo sei tu, cioè... È meglio che prendere la mia borsa e la mia agenda. Aspetto giù per stare, se vuoi entrare, madonna, sta muta, guarda, dopo proprio il cazzo, cioè, dai. Sono giù. È bello perché questo qua è tutto agitato, io qua me la prendo con calma, easy, cioè. Due foglie. Qua. Ah, aspetta, aspetta, vediamo cosa ci dice questo, aspetta, 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 aspetta. Vieni qua. Stai andando a cercare Juan, vero? Siete inseparabili voi due. Ma guarda, mettiamoli in forse. Deve essere più veloce. Bene, andiamo al laboratorio del professor Rowan. Cosa dice che non bisogna andare sull'erba alta? Non preoccuparti, non ci sono problemi. Non importa se non abbiamo Pokémon con noi, fidati di me, ho un'idea, ascoltami. Sai che i Pokémon selvati saltano fuori quando vai nell'erba alta? Ma va! Quindi dobbiamo spostarci in un'altra zona d'erba, prima che appaia un Pokémon selvatico. Se ci spostiamo rapidamente possiamo arrivare a sabbia fine senza imbatterci in Pokémon selvatici. Ok, stammi vicino. Ci siamo, pronti in partenza? Fermi. Niente. Ciao Muna, ciao Muna. Allora, visto che tu sei il primo, ti chiedo cosa prendo. Deve essere Chimchar, Piplup e l'altro che non mi... Tortwig, non mi ricordo. Ok, in questo signor professor Rowan, vero? Che ci fai qui? Eterna lotta, sì. Dai, cosa prendo? Chimchar. Puntavo quello lì, visto che... Fuoco lotta, che non è male, quel genere lì.
Voi due amate i Pokémon? Sì, ok, vabbè. Queste cose qua mi fanno proprio tirare il cazzo, dai. Senza avere i Pokémon. Ah, qua? Beh, sì. Va bene, dai, teniamo l'acqua. Allora, acqua sia. Abbiamo fatto tutte queste domande, in ogni modo dovete promettermi che non cercherete mai più di andare. Sì, vabbè. Dai, no, no. Lucinda, professor, ho lasciato da solo il jet al lago. Come i Pokémon sono difficili da trovare, di sicuro voglio regalare. In mezzo ai Pokémon, a volte arriva il momento in cui le persone devono incontrare i Pokémon. E c'è un mondo che va esplorato insieme. Per loro oggi è il momento, è il luogo più appropriato. Vabbè, grazie professore. Forza, apri la valigetta e scegli un Pokémon. Davvero? Non ci posso credere, sono curioso da piangere. Bene. Cioè, perché io? Fa scegliere quell'altro, che cazzo? Quindi faccio io. Guarda, queste sono delle Pokéball, in ciascuna c'è un Pokémon. Scegli quello che vuoi, vabbè. Eh sì. Qua cosa c'è? Tortwig? No. Pokémon fogliolina, amore. Scimpanzé. Dai, vabbè. Piplup. Allora scelgo te. Prendi Tortwig. No, vabbè, entrambi scelti un buon Pokémon. Beh, chiaro, cioè, ovviamente si rinizia, cioè, è proprio la base. Sono molto simile a voi, spero che non... Grande Muna Bendetto. Sabbia fine, dobbiamo andare, ok. Professore, per favore mi aspetti. Mi spiace, lasciatemi passare. Fai il giro che cazzo vuoi? Però c'è molto gentile, il tipo sembrava così severo. Vabbè. Posso fare i cazzi miei adesso? Ma c'è una cosa da fare, vabbè. Tutto pronto, sì. Ho sempre voluto dirlo, il momento è finalmente arrivato. Ok, ti sfido a una lotta. Dai, ah! Eh? Oh, che bello torto, mica amore! Angela! Grazie per essere passata. Botta. Botta io. Ha preso una botta! Cappò! Ehi, mi ha fatto male, lo sai? Cioè, lasciamo stare. La grande botta. Scemo. Ha ritirato i suoi cozze. Cape cozzi tosu. Posto, sta ritirato, ha rotto il cazzo, però dai. Dai, Piplup, fammi sognare, per favore. Lo possiamo fare, non ci fermeremo adesso, sì. Ok, a posto. Dai, Piplup, per favore. Vabbè, ragazzi, siamo qua fino a domani perché ho capito che... Ormai finisco i pipì prima che lo butti giù questo qua.
Non c'è un bel caso da sempre. Mamma mia. Dai, tortue, fatti far fuori, per favore. Ma quanto gli manca un sputo? Guarda, è scatto anche di parla, non te ne rendi conto? Stimolante, sì, decisamente. Sì! Sai, livello 6, Sofiteir, più 2 attacco e velocità 2. Ah, aumenta la velocità? Ah, però. Andiamo a casa, sì, meglio. Sconfitti. Ah! Ci vediamo, Ken, ciao, grazie. Dai, Madonna, sto per inizio sta roba. Ah. Devi mangiare ancora di pasta. Grande Bonucci. Incontrare il professor Ron. Se non avessi incontrato, dovevo pensare a cose poco selvagge che avevo potuto fare. Ok, vai dal professor Ron e ringraziami per il tuo Pokémon. Il suo laboratorio è a sabbia fine, vero? Adesso che è un Pokémon, l'erba alta non sarà più pericolosa. Ah sì, mettiti queste. Oh, finalmente, una delle cose migliori che hanno messo nel gioco dei Pokémon. Cazzo, le scarpe da corsa, una delle più grandi genialate che hanno fatto. Bravi. Cazzo. Scarpe da corsa potrà raggiungere i luoghi più lontani velocemente. E dai un'occhiata alle istruzioni. Ti è premuto il tasto B per correre più veloce. Metti le scarpe da corsa e parti all'avventura. Che emozione. E vai. Sì! Ah, ancora tu. Devi essere più veloce. Vado al professor Ron così posso ringraziare come si deve. Ok, presente il lago dove andiamo sempre a giocare? Aspettate un momento che qua fermi tutti. Abbiamo un nuovo follower. Aspettate, voglio vedere chi... bella Muna! Bella Muna, grazie per il follow. Se già mi sembra non aver paura di niente, vabbè, possiamo andare. Ah, vanno da soli. Ah no, niente. Guarda di qua. Riva verità. E arriverà! Grazie. Grazie, grazie. Questi sono... Vedete ragazzi, questi sono i veri follower. Scaricano l'app solo per me, cioè ragazzi. Emozione, io voglio bene, grazie. Fidati di me qui, dice il cartello. Vabbè, se lo dici tu, andiamo. Grazie, Muna. Che succede? Che cos'è? Ascoteca? E questi? Il tempo che scorre, lo spazio in espansione. Un giorno lì controllerò completamente Sirius, è il mio nome, non scordartelo. Fino ad allora, dormi finché puoi, leggendario Pokémon del lago. Me coglioni. E questo? Questo pazzo. Spostatevi, fatemi passare. Vabbè, scusa, zì. Ma che stava dicendo? Strano tipo, sì, abbastanza. Anche inquietante, direi, più che strano. E troviamo quel Pokémon leggendario. Spritz! Che cazzo ho detto? Vabbè. Hai sentito che invece era il grido del Pokémon leggendario. Non ci sono dubbi. È la nostra occasione, catturiamolo. Aspetta, cosa? Non abbiamo niente con noi. Parlo delle Pokéball. Poké accento è ball. Se noi possiamo catturarlo e portarci dietro. Chiedi, professore, se io chiedessimo, ricordi quello che ci ha detto, no? In caso avessimo avuto bisogno di qualcosa, avremmo potuto fare un salto sul laboratorio. Bene, Ken, ti sfido. Chi raggiunge prima il laboratorio del professore Sabbiafine vince. Non so, mi sta proprio sul cazzo. Tocco così. Ok,
Porca miseria. Aspetta, abbiamo tasto B. Parli! Amore! Ah, che bello che sei! Te devo catturarlo. Ma non ho le Pokéball, devono dare. Non ce le ho disponibili adesso. Appena io faccio una bella squadretta. Beh, questo là lo prendo sicuro. Se vado su borsa, non ho un cazzo qua, c'è Pokéball, non c'ho niente. Mannaggia Maron. Quindi. Dai, eh? Ok, posto. Archiviato questo, ciao. Sì, ciao. Madonna, come va su? Parliamo con un po' di gente. Questo? I PS del Pokémon stanno diminuendo, ti conviene andare a casa a riposarti. E se mi riposo io, il Pokémon si riprende. Sabbia fine. Questo? Da quel gradino puoi scendere, una scorciatoia per due foglie. Lucinda? Oh, eccoti, vieni con me. Il professore sta aspettando. Ok. Ecco, questo è il nostro laboratorio di ricerca Pokémon. Andiamo. Ma che... Ah, sei qui. Quel vecchio signore è proprio strano. Non importa che io me ne vado. Ci vediamo. Quello non sta bene comunque. Il tuo amico sembra quanto impaziente. Vabbè, entriamo. Ah, fa su tutto lì. Ok, io sto qua così. Guarda chi si vede. Ken, vero? Fammi dare un'occhiata al tuo Pokémon. Bene, questo Pokémon sembra molto felice. Almeno lui. Ho fatto bene ad affidarti quegli esemplari di Piplup. Bene, guadagno. No. Niente. Ok, ho capito. Quindi. Sì. Quando ho visto che stavo presentando l'erba alta senza Pokémon sono rimasto sorpreso. Non riuscivo a credere alla vostra. Diverso. Dai, ste quattro cazzate. Esemplare di Piplup. Vabbè, ok, possiamo andare. Sono così felice che tu ami i Pokémon. Se non fossi così, dovrei. Lasciamo perdere. Cosa? Dimmi cosa. Passiamo alle cose importanti. Facciamo le cose formali come calcio mercato del Milan. Sto facendo delle ricerche per scoprire le specie di Pokémon che vivono nella regione di Sinnoh. Per farlo bisogna raccogliere dati di tutti i Pokédex. Attenzione. Prima però devo fare una cosa che mi sono dimenticato. Che è questa. A posto. Ho chiesto, vorrei che prendessi questo Pokédex e usassi per raccogliere informazioni. No, aspetta, sì, ho sbagliato. Sì, dai, ho sbagliato a premere io, dai ragazzi. Ottima risposta, tieni Pokédex, bella. Registra tutti i dati relativi ai Pokémon. Ok. Che in viaggio per la regione cerca di incontrare più specie di Pokémon che puoi. Ok. Posso andare adesso? C'ero anch'io. Che sensazione hai provato camminando sul percorso 201 in compagnia del tuo Pokémon? 60 anni, bla bla bla. Sì, tatteri papà. Ok. Mamma mia, il mio Pokémon ci...
Avremo lo stesso Pokémon di te, che non sia importante, però comunque io mi chiamo Lucinda. Anche io vedo professore completare il Pokédex, siamo sulla stessa barca, però io ho iniziato prima e ho un po' di vantaggio. Spero di poterti insegnare qualcosa, felice di conoscerti Ken. Ok. Nessuno che mi dà Pokéball qualcosa, no, niente. Ken, che cos'è? Ho qui una cosa utile, dovresti prendere anche questa. Hai tenuto MT27. MT27 è una tasca GMT. Quella è una macchina tecnica. Usando tecnica per imparare questa mossa un po' più immediatamente. Tuttavia ricordo che la MT può essere usata solo una volta. Più è stretto il legame con il tuo Pokémon, più la mossa al ritorno diventa potente. Cioè, tipo, c'è uno che ha fatto la challenge con Rattata di portarlo al 100 e battere la Lega, e ha messo il ritorno. E mi shottava. Wow, non sapevo che il professore avesse delle MT, che da giovane fosse un allenatore. Senti, però da guida, sono allenatore da parecchio tempo e anche assistente professore, quindi ho più esperienza di te. Dai, seguimi. Vabbè. Il rosso centro poco con cui puoi far curare hanno i danni a Torotta, trovare un centro poco in qualsiasi città, vabbè. Sì, però cazzo, questi discorsi qua che stanno lì a spiegare tutto quanto. Sì, ok, so ste robe, però non possono fare. Vuoi sapere il tutorial di come si gioca a Pokémon? Sì, no, basta, saltiamo sta roba. Quindi dovremmo essere informati. Prima di andare è meglio che tu rimetti in sesso il tuo Pokémon al centro Pokémon. In questo modo sarai più sicuro. Ci vediamo, ciao. Vabbè. Cioè, sì. A parte che certe cose te le facevano fare in automatico. Tipo, quando devi catturare il primo Pokémon c'è il tipo che ti fa: ti faccio vedere io come si cattura un Pokémon. Che trova tipo, non so, un PJ a livello 5, cosa che tu non vedrai mai proprio sull'erba lì fuori casa. Lui sì, il mostro, lui sì. Arrivederci, ciao. Allora, intanto salviamo. Salvato il gioco. È meglio salvare così non dimentico che stesso finale. Posso fare una pausa, vabbè. Qua? Casa di Lucinda. Faccio qualcosa? Mamma mia, Cavendish! Che cos'è? La scoteca è qua? Ciao Cavendish! Sì, ma a me non interessa sta roba. Bella, sto a posto. A presto. Chi sei? Ah, sei che non ci sono? Non ci sono i suoni? Ma io qua non ho toccato nulla, quindi strano. Aspetta che controllo. Dammi un secondo. Fermo lì. Anzi, mettiamo. Allora. Proprietà. Ma io qua non ho modificato. No, nel senso, no, non l'audio, che ci sono dei suoni che puoi far partire. Boh, non so come mai non ci sono. Datemi un secondo che controllo, se per caso. E
Tanto strano però sta roba. Strano che non ci sia, perché qua c'è il Sound Alector che è aperto tutto, io qua non ho modificato nulla, e quindi trasformo nel posto colore, aggiungi, no, non c'entra un cazzo. No, no, c'è qua. C'è tutto qua, ragazzi. Ho sentito una nick, è partito. Ah, allora ci sono. Ah, Andri. Cavendish, Cavendish. Se quello è sotto l'occhio ieri sera, buonasera. Sotto l'occhio? Dove? Quando? Perché? Allora, aspetta qua, mi sto un po' perdendo. Madonna, va gente qua. Cos'è oggi? Ah, dai! Colin, ah madonna, scusami vecchio, non avevo capito. Che bravi, come stai? Stai meglio? Aspettate, questa è molto più forte contro bla bla bla. Aspetta un secondo. Ah beh, perfetto, perfetto, dai. Buon, dai. Mi fa piacere, mi fa piacere. Comunque, Cavendish, provo a vedere se per caso qualcos'altro, perché il sonoro è partito prima, quindi... Beh, chiaro. Ovviamente le fasce di un giocatore di rugby, no? Allora. Buono, buono, bravo. Bravo ragazzo. Ho soldi. Ho un po' di soldi. Allora, facciamo così. Vediamo qua. Compriamo qualcosa, perché qua se no ragazzi i Pokémon non ce le tirano dietro. Ne facciamo una decina. Tanto per. E un paio di pozioni. No, 5, così finiamo tutti i soldi, che almeno se perdiamo non lasciamo soldi. Arte povera, ragazzi. Arte povera. Boh, andiamo qua. Andiamo su. E ho curato. Ho curato. Cosa? Sì, è a posto. Okay. E Cavendish, non so come mai non vanno gli audio. Ah, vorrei chiedervi, ci sono degli alert che ho messo che possono far partire premendo. Provate a vedere se funziona, perché a Cavendish non vanno, però ho visto che Joey ha fatto partire uno. A posto. Vedi, boh, non so che cazzo...
E mi viene fuori che c'è, quindi. Cosa vuole sto qua? Ah, boh, perfetto. Dovresti andare ai dire ai tuoi. E quindi che cazzo devo fare? Non ho capito. Ah, sei da PC, però. Cavolo, ci provo dal PC, però anche l'altra volta col telefono se lo faceva fare, quindi. E comunque c'è cioè, anch'io dal telefono che seguo altre persone. No, no, ma non dovrebbe cambiare. Non dovrebbe cambiare qualcosa, quindi. No, ma Cavendish, però. Scemo. No, nel senso. Strano, però. Perché prima io riuscivo a. C'è anche tramite telefono puoi usare gli alert. Cioè, non è strano sta roba. D'altra parte dove? Vai, vaffanculo sto biduf. E allora, ho iniziato un paio di mesi fa. Occhio croce, ma prima facevo solo su StreamYard e YouTube, ma facevo solo cose di fumetti, quindi non è che facevo chissà cosa. Poi avevo qualche gioco così, avevo voglia di fare qualcosa e quindi ho detto perché no. Aspetta. Ah, infatti, strano comunque Cavendish, cioè, boh, non so cosa sia. Qua c'è qualcosa. Ok. Dai, catturiamo un po' intanto. A livello 2. Ma provare a entrare e uscire di nuovo dall'applicazione? Cioè proprio disconnetterti dall'account? Boh, dico io, cioè, non so. Parlo da. Ah, già fatto. Non so, cioè. Strano comunque. Sì, non è che sto leggendo la chat, sto guardando qua e sto anche parlando, sto facendo 7000 cose. Siccome qua con OBS Studio si vede in piccolo, quindi c'ho anche la chat. C'ho la chat. No, in realtà sto andando in giro a caso, cioè non è che. Andiamo in giro. Percorso 209. Ehi. Sì, hai ragione. È un antidoto. Giocare in anticipo, come ho detto ieri sera. Comunque, Muna, quando è che ci vediamo che ti devo dare la maglietta di Manuel? Tra le altre cose. Pa, pa, pa. No, perfetto. Ottime notizie queste, veramente ottime, ottime notizie. Adesso mi devo fare con un sindaco, mi lascia andare. Ancora, aspetta. Adesso leggo la finestra perché prima non ho guardato un cazzo. Dovresti andare a dire ai tuoi che stai aiutando il professore. Prima lo fai, meglio è. Sì, ma l'ho detto alla mamma, cioè mi ha fatto a dire i tuoi, miei, c'è solo mia mamma a casa, devo fare. Ti devo dare le bolle. Eh sì, ma cioè. Sono. Dove cazzo devo andare? Ma scusami. Qua, no? Sì.
c'entro un cazzo. Ma devo tornare a due foglie, no? Non è andato a casa mia. Cazzo. Avevo sbagliato casa. Sono stupido io. ragazzi. Cavani. Il Matador. Che bello averti a casa, che ne stai bene, la tua scuola del pollo, riposati un po' tesoro, ok, grazie. 8 messaggi. Che succede? Guarda, professore, ti ha chiesto di dire una cosa importante, fa la parte tua, sì che è una cosa, dovrebbe tornarti utile. Un'agenda. Per cosa? Cazzo mi serve un'agenda. Non ti base, un'agenda, qui potrai registrare ciò che accade intorno tutto il giorno. Ok, ricordati che cosa hai fatto in precedenza. Un viaggio pieno di avventure, dividi un po'. E poi viaggi in compagnia, certo, in compagnia del Pokémon, come vorrei anch'io. Sto scherzando tesoro, starò bene da solo, tu vivi la tua avventura, la tua mamma è molto contenta. Tu hai la possibilità di sperimentare cose nuove e avere nuove esperienze. Però torna di tanto in tanto. Torna di tanto in tanto, mi piacerebbe vedere tutte le specie di Pokémon che hai catturato. Questo? Questa? Scusate, qui Juan. Juan! Come non c'è? Ma di Juan. Oh, deve essere già partito allora. Una apertura è sparito, è così capabile incosciente, pure almeno che prendesse questo. Non si prova, glielo porterà che? Cosa devo dare? No, do un cazzo. Dovrà comprare. Frasi di questo favore, eh? Porta questo da parte mia. Ottiene pacco. Pacco, pacco! Ciao, Ken, divertiti. Fatemi pensare. Io voglio preoccupare di Giubilopoli. Porto la One. Ok. Ma ho borsa. Borsa. Agenda. Sono un cazzo. Vabbè. Allora, intanto catturiamo Pokémon tipo volante. Starly. Cioè, quello prima livello 3 che non era male. No, livello 2 vaffanculo. Che prendiamo livello. E vaffanculo. Dai, no. sì, quello diventerà più avanti, però sì. Vabbè, ho capito, prendo sto qua a livello 2 così ci arriviamo dal cazzo. Orca anzi no, vado avanti. E me ne come se sì, proprio sfruttato fino al massimo, proprio fino al midollo. Adesso mi lasci passare Lucinda del. Oh, che sbadato, non ti ho ancora fatto dare come si cattura un po'. Oddio. Oddio, ragazzi. Ma tieni, te un video per livello 2. Mamma mia, cimcia femmina. Dai. Sì, borsa. Pokeball, dai. Per 20, ok, sì. Sì, usa. C'è peggio del peggio proprio. Bravi.
Almeno più di sì, vabbè, dai, sono cose che già sappiamo. Un edificio a catturare, ricordo inoltre che sono gli altri problemi di stato ufficiali nella cattura del Pokémon. Dai, che ne ho 27.000 adesso. Non faccio su un squadrone in questo momento. Allora, mi serve già una squadra. Mi serve uno fuoco, uno elettro. Il volante prendo Starly, quindi ok. Uno. Mi piaceva uno psico e uno spettro. O mare buio. Lotta, boh, vediamo. Magari trovo un doppio status che magari. Dai. Ma potrebbe essere interessante. Ecco, tipo Bidoof? No. No, ok, sì, però sto pensando che squadra farmi. Beh, uno elettro sicuro. Ecco, cominciamo già con sti qua. C'è un allenatore come me, i nostri sguardi si sono incrociati. Io sto guardando di là. Sto guardando di là. Perché io se sono qui, tu mi guardi e ci sono i nostri sguardi, si sono incrociati. Un cazzo, non si sono incrociati. Lasciatemi in pace, devo andare in giro a catturare Pokémon. Vabbè, lo catturerò, Bidoof, sì, lo so. Livello 5. Però. Ma Muna, te lo compri il nuovo gioco dei Pokémon, quello scarlatto violetto, perché c'è una mezza tentazione, eh. Che mi ispira un sacco. Madonna, quanto poco che toglie. Spero che Mario imparasse un attacco un po' più interessante. Lo so. Infatti, quella cosa lì che mi blocca. Potrei comprarla apposta. Scatenato. Bam. Adesso impara Turbo Sabbia, tipo una cosa del genere. Ma come va su Piplup? Scatenato. Quello lì sì. Consigli utili, Pokémon partecipano con punti esperienza. Ok. Vedo una cosa che tu non vedi, un allenatore, lottiamo. Cioè, tu non sei un allenatore. Ecco Bidoof. Madonna santissima. Che fortuna. Mamma mia. Vai Piplup. Oh, questa è una bella lotta dinamica, cazzo. Sì! Muoio affascinato! Sì! Livello 8. Sì! Piper impara a bolla! Nice Roo! Very nice Roo! E 80! E vai! Allora, intanto diamo una curetta al nostro Piplup. Perfetto. Sì. Qua dobbiamo catturare un paio di Pokémon però, eh. E fatalità non ce ne sono! Ah no, ci sono. Eccolo! Oh, Muna, perfetto! Livello 4, maschio! Questo qua è scritto proprio che devo prenderlo. Allora, botta. Sì.
Boh, adesso catturiamo. Borsa. Pokeball. Oh, anche una Premier Ball. Che poi la Premier Ball è soltanto una Pokeball, ma una cosa celebrativa, cioè non è un cazzo in realtà. Posso rischiarmelo, non posso usare azione ancora. Devo prenderlo. No, sì, usa. Non posso rischiarmelo. Muy affezionato! Perfetto. Sono inserito nel Pokédex. Ok. No. Allora, io direi facciamo così. E intanto onde evitare problemi. Togliamo. Tanto per. Perfetto. Allora, io direi curettina tattica e poi andiamo follettini e follettine. Ok, se non c'è troppo Pokémon, li mettiamo in sezione di Pokémon stanchi, sì. Ma questi qua che sono dentro lì, c'è troppo, cioè dopo vanno a casa o dormono lì, cioè o sono sequestrati dentro lì? Arrivederci, ciao, grazie, buona giornata, saluta a casa. Allora, ma sono i poteri forti. Allora, aspetta, Shinx, info, strumento nessuno, tipo elettro, soffuggiamo il cibo amaro, antagonismo, aumenta attacco se il nemico è dello stesso sesso. Azione, bomba, madonna, abbiamo attacchi, ragazzi, eh. Allora, io direi, mettiamolo davanti e facciamo allenare un pochino, che magari impara qualcosa, cioè tipo colpo coda, cose del genere. E riusciamo a catturare anche un Starling, così almeno... Non lo voglio Bidoof, la smettiamo! Però, per allenarlo... Sì. Meno in letto. Dai, questo... Sì, magari un americano in mezzo tanto per tagliare. Resisti? Bella. Bravo Shinx. 24. Bella. Allora, borsa. Diamo una pozione. Dai, che vorrei catturare un Starly prima di arrivare alla prossima città, eh. Mi piacerebbe. Ma è che chiedo chissà cosa. E basta con sti Bidoof. Se crescono come i funghi sti Bidoof, porca miseria. Mi sa che domani continuo con questo Pokémon Platino, eh. C'ho sta voglia di fare che. Finita così la frase. Finita la voglia di fare. Tanto che mai non fate pensieri strani. Ma di domani pomeriggio, orario di cena, si potrebbe proseguire. Comunque dopo live, sempre qui su Twitch, commento del capitolo di One Piece di ieri. Che capitolo, ragazzi, che capitolo. Pene in erezione, non dico altro. Pene in erezione. Andrei, so che a te piace, quindi
È di livello 5. Impara. Fulmi sguardo, eccolo. Invece colpo coda, vai con fulmi sguardo. Allora, borsa, andiamo a pozione. Allora, così c'è sto qua. Che ne dici di una lotta Pokémon? No, tanto vincerò io. Sì, va bene, amore. Cos'è sta roba? Cos'è il, la prima giga a mettere in macchina? Cos'è che roba è? Burmi, Barmi, Burmi, Barmi. Cazzo si legge sto nome? Roba brutta e inutile. Oh, cos'è sto brutto colpo? Resisti, Shinx. Yes! Si livella, ragazzi, si livella! Madonna, va come va su Shinx? Dopo impara morso, se non sbaglio, questo qua. E se magari troviamo un Starly. Chiedo troppo. Chiedo troppo, cazzo. Chiedo troppo, porca miseria. Io ciao. Ui. Ciao Ken, come va con i Pokémon? Li catturi? Secondo me dovresti catturarne qualcuno in più. Sarebbe più sicuro, sai, nel caso dovessi recarti in qualche luogo lontano. Oh, aspetta, non pensi che sarebbe meglio saperne di più sui Pokémon? Ma certo, io conosco proprio il posto adatto. Forza, non essere timido, vieni con me. Non mi ha fatto nemmeno il tempo di rispondere. Vorrei andare? No! No! Beccata! E questo? Lucinda. Cosa? Uomo misterioso, come facciate a sapere? Vado a capire che sono un agente della polizia internazionale. C'è Zenigata! Come dici, scusi? C'è una conversazione. Così volete farmi credere che stavo solo schiacchierando? Io non ci casco, no. Avete capito subito? Sarebbe cosa di solito in me, ecco perché mi avete rivolto la parola. Il vostro spirito di osservazione è incredibile, siete davvero in gamba voi due. Beh, visto che mi avete smascherato, posso presentarmi. Sono un agente scelto in missione per conto della polizia internazionale. Sì, questo abbiamo capito. Ah, non posso rivelarlo. Bell'occhio. E l'altro è brutt'occhio. Non rubare, se dice qualcosa. Come mi dice niente, non è possibile. Forse la vostra mamma mi ha detto il vero. Ascoltatemi bene, piccoli amici. Non è da pare che qualcuno non tenga queste parole. Nella regione di Sino sono spuntati dei criminali. Che rubano i Pokémon. Vabbè. A proposito, siete allenatori? Sì. Registra dati. Un dispositivo molto utile per registrare le sfide. Avete perso un oggetto molto meno in questi tempi, ma non partecipa a molte lotte. Sfruttarlo al meglio, vabbè. Però ci lascia fare, possiamo andare a farci i cazzi nostri. Ok, cioè, ecco, potete parlare, anzi, non dovete farlo. Questo tipo qua mi mette un po' di ansia, non so voi, ma. Ok, possiamo andare, per favore. Lavorare per la posizione internazionale deve essere molto duro. Almeno quello. Eccoci arrivati, che la scuola è un allenatore, il nome dice tutto. Prima ho visto entrare il tuo amico qua, magari è entrato lì a studiare. Ecco, ci vediamo, ciao. Però io prima voglio fare questo. Però andiamo qua. Qua. Entro Pokémon, mettiamo in senso due Pokémon stanchi, sì.
No, comunque pensavo una di farli crescere insieme, cioè tipo, man mano che va su uno, portarsi là, dice, la mia ideologia è sempre tenere più o meno tutti allo stesso livello, dopo ovviamente sempre quello che va un po' più alto. Però, la mia idea è quella. Ok. Sì, ho sbagliato. Sì. Anche io facevo così, no? Non sono il tipo di dire, no, io tengo tutti i miei, no, no, l'ho fatto anch'io. Tenevo lo starter che da solo poteva shottare tutti e dopo gli altri. Ah, pozione, bella. C'è un Pokémon che possiamo catturare. Tipo non Bidoof. Ok, basta, io qua non ci torno più, vaffanculo. Ciao. Mi ha rotto il cazzo sto qua. A quanto toglie adesso? Scatenato o Cinci? Madonna, beh, che cos'è Scottape? Bella. Quasi, per un pelo. Intanto andiamo a fare un giretto da qualche parte qua. Ormai ci troviamo qualcosa di interessante. Se riusciamo ad entrare. Salve allenatore, se trovi un vicolo cieco non sai più cosa fare, parla alle persone, parla di tutti quelli che vedi, vai in posti diversi, vai ovunque, in questo modo scoprirai di sicuro nuovi luoghi. Vero? I Pokémon sono creature meravigliose, a volte nel mistero, ma agli allenatori interessa soprattutto lottare. Alla fine questo è quello che conta di più per loro. Beh sì, in effetti. Lo sapevi, lottando e diventando più forti, alcune specie di Pokémon si evolvono, evolvendosi possono assumere forme del tutto diverse. Ma va? Signora? L'evoluzione rende i Pokémon creature ancora più affascinanti. Il segreto dell'evoluzione? Chissà se quel genio del professor Rohan riuscirà a svelarlo. Tutti i professori di ogni generazione di Pokémon. Chissà se ce la farà a scoprirlo. No, perché genio mai visto. Il professor Rohan aveva condotto delle ricerche nella regione di Kanto. E con il professor Oak? Beh, la regione di Kanto qui c'è perché. A Johto Chelm, a dove cazzo si chiama? A Owen c'è quella, sì, quella di c'è il professor Birch, se non sbaglio. Ho scritto un tema nel quale ho spiegato, vabbè, fra un cazzo. I Pokémon sono tenere strumenti da usare, tuttavia alcuni strumenti fatti dell'uomo sono come pozioni ed antidoti, non sanno cosa farsene. Vabbè, attacco Ish. Ma tu lo sai che i nomi dei professori sono i nomi delle specie di alberi, vero? Ma va! Sul serio, sta roba non lo sapevo, visto che figata che non si smette mai di imparare, ragazzi. Visto che bello. Al baccaro, facciamo di tutto, cioè impariamo dagli altri. Io non faccio un cazzo, dai, io sono qua così perché non ho nulla da fare. Ho già notato tutto sulle vani, il compito di un attore vitale che i suoi pozzi di Pokémon subiscono danni in lotta, no? Allora che okay, un buon vento ti porti qui e cosa per me? Sì, consegna il pacco. Paco! Che cos'è? La discoteca, eh sì, signora, questa è una discoteca. Perché ce ne sono due? Ah, ma due non mi sono. Tieni, prendi uno per te. Ah, mappacita, bella. Oh, questo sì, utile. Vediamo, guardiamo questa mappa della città, la prossima città da visitare è Mineropoli. C'è una palestra e quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato là. Sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. Ci si vede. Vabbè, ciao. Non vedo l'ora di aprirti come un cocomero.
Oggi abbiamo imparato qualcosa sui tipi di Pokémon, vediamo. Il tipo erba è debole con il tipo fuoco, il tipo fuoco con il tipo d'acqua. E il tipo d'acqua con il tipo erba. Seriously, man? Ah, che figata, non sapevo sta roba. Perché devo sfidare questo? Ok, vabbè, scusate. Harry Potter! Non le faccio più sta battuta. Scusatemi. Scusate, non le faccio più. Attacco Is. Fanculo. Madonna, Shinx è scatenato oggi. E cos'è? Non è stato ancora. No. Resisti. No. No, 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 no. Via, 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 via. Per carità. Per l'amor di Dio. Fanculo. Bolla. Questo attacco rapido. Massimo qui di sapone. Sì, sì, va bene, ciao. Bam, livello 7. Sì. Però, a rischio là. Non ho usato bene gli strumenti. Intanto, qua, eh. Mi faccio vincere se non ho un Pokémon fra cui scegliere. Sì, in effetti. Mi sta un po' bene anche, eh. Posto. Ah, 20 giusti, giusti. Che bello. Ho fatto amicizia con il mio Pokémon da tempo. Non so se ce la faremo, ma mi piacerebbe lottare con te. Ti va, sì. Devo mettere in pratica le cose che ho imparato, altrimenti me le dimentico. Sì, sì, sì. Ma è Madonna Biruf. Dai. No. Vabbè. Dai, Piplup. Dai. Facciamo bolla. Ci dobbiamo avere i piedi sto problema. Perfetto. Eravamo abbastanza certi che ce l'avevamo fatta. Sì, certo, amore. Che prego il mio amico. Questo qua. C'è veramente in gamba. Studio di ogni giorno, ma non c'è paragone. C'era dov'è questa pozione? Bella, un'altra pozione, che culo. Il dottore esperto di studiare al massimo gli strumenti a sua disposizione. Ok.
intanto andiamo a curarci. Ok. Grazie per l'attesa, prego. Nessun problema. Allora, intanto parliamo tattico. No, a posto. Questo? Ma guarda, ti considero nella torre di Pokémon, ma non è ancora il Pokécron. Lo sai cos'è vero? Incredibile, sei un caso come pochi. Io ho inventato Pokécron e ora li produco anche. Non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Devi fare altro che trovare tre clan e se trovi avrai un regalo il Pokécron. Ah. Ehi, sono un clan della campagna promozionale per il Pokémon. Ecco la domanda. Un Pokémon si rafforza sconfiggendone altri e guadagna punti di esperienza, sì. Basta, tu qua. I Pokémon si rafforzano sconfiggendo altri Pokémon. Alcuni Pokémon sono addirittura forme diverse. Questo lo si è detto evoluzione. Ecco, questo è il tuo coupon. Coupon 1, bella. Metti coupon 1 nella tasca strumenti base. Tasca strumenti. Questo? Ecco le semi Pokémon, così mi portare con te 6 Pokémon. Vabbè, ok. Il nonno qua. Ciao nonno! Giubilopoli è stato costruito dal terreno al cartone della montagna. Il processo del Zodio Binelopoli, vabbè. Cerchiamo l'altro. Questo? Ah, sei tu, non avrai proprio tutto a posto. Non ci sono. Senti un po', neanche hai ricevuto un po' il cross. Se non sbaglio puoi averlo gratis in cambio di alcuni coupon. Sì, è vero. Questo cos'è? Ah, c'è anche Sinclina. Ah, si può comprare. Ehi, e tu? Ciao, sono il clan della campagna promozionale per i Pokécron. Sì. Risposta esatta. Un Pokémon può tenere soltanto uno strumento. Alcuni strumenti hanno un effetto immediato quando il Pokémon li riprende. Il Pokémon mangia il bucket tenuto quando ne hai bisogno nella lotta. Ecco, questo è il tuo coupon. Lo tieni, numero 2. Adesso cerchiamo anche l'altro. Un po' cosa ci dice la ragazzina. Ehi, tu, dove vai? Sì, sì, so che sono. So, questo me lo ricordo. So che sono 3. Eccolo. Ciao, io sono il creando della campagna promozionale per i Pokémon. Le mosse. Allora, le mosse del Pokémon hanno un tipo come i Pokémon stessi? Sì. Cioè. Come ho preso il treno il 2? Ah, ok, il numero di coupon, ok, sì. Sono in ordine a cazzo, ok. Adesso gli porto il tipo. Fammi vedere quanti coupon hai. 1, 2, 3, fantastico, meraviglioso. In cambio ti consegno il poi. Ehi, poi qua. Tocco lo scavo, scopri quelli più adatto a te. Ok, vediamo un po'. Tengo l'attrice anche. Beh, mi tengo la squadra. Dai. Andiamo sul basico. Allora, intanto prendiamo un paio di qualcosa qua. Che ci sono due persone. Sale posso dire, certo. Vabbè, non posso comprare un cazzo che niente. Allora, facciamo così. Borsa, guardiamo un po' cosa. MT bacche. No, città Mineropoli, Canalipoli, io direi andiamo a Mineropoli. Andiamo a Mineropoli.
Perché non dirmi che ora sei più forte? Io ci bisogno di chiedere, certo sono più forte, dai, ti voglio dimostrare. Oh, ma che palle sto qua! Non fa una ruota. Configura. Controllo sound. Non c'è. Facciamo un po' il volume. Boh. Prova adesso. Che ho abbassato il volume proprio del gioco, del simulatore. Sono ruggito. Sì, sì, ciao, 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 ciao. Si vola, ragazzi. Adesso mi sono ritirato. Sì, lo so. Madonna, Shinx, cos'ha? Ma che beccato, c'è Shinx che con un'azione è un shot a tutti. Azione fino al livello 100, me la tengo. Bam! Livello 9. Sotto carica. Vabbè, che bel attacco. Ok. Vuoi dire che ho perso? Eh sì. Intanto io direi che possiamo provare a catturare un po' di più qualcosa qua, se c'è. Tipo una Bidoof. Mi spiace, ma... Sorry, bro. Fuga. Ciao. Non trovo più un stallo adesso, cioè, sapete che è scritto così che non li troverò più, cioè, è matematico. Dopo di sicuro quando avrò catturato ne trovo 27.000. Sfidiamo sto qua. Non li può mandarmi la forza, eh? Cricket un Zubat. Che una bella fresca. Gianluca, Zoso! Cricket tutto. Che carino. Ah, iniziamo bene.
Via, lì, sagra. Pazienza, anche io ce l'ho pazienza, però. Accumula energia. Non ha pazienza dopo quella che gli ha... Madonna, dai! Non è così. Vabbè. No. No, non me la rischio. No, non me la rischio, col cazzo. Là. Ecco, Leotro questo qua. Sì, mi sa. Quindi con una beccata tipo... Avremmo mandato a dormire. Ecco le 8, lo sì. Quindi volante. Ciao. Cosa? oh. Adesso sto livellando, ma non rompere il cazzo, cioè. Porca trovata. Intanto imparerà il 10 e l'11 di solito. Ma ho imparato bolla poco fa. Cavendish! La scoteca, Ma pensavo agisse di più. Sanguisuga. Ah! Mi sta bene, fallisce. No, meglio bolla. Dai, Piplup. Scusa, hai ragione, non facciamo più. Bam. Livello 10. Ma sbaglio o qua i Pokémon vanno su abbastanza velocemente? Cioè... No. Basso ancora un po' il sonoro. No. Un po' diverso rispetto al tuo simulatore del Game Boy. Devo provare a alzare di più i sound alert, sono... Devo provare. Sa mai. Devo salvare, sempre. Cavendish, mi serve la risata di Barbanera. È da un po' che non la sento. Sì. Ah. Questo è il tuo Pokémon, prendi rapido artigli. Rapido artigli, fa attaccare prima. Forte come oggetto questo. Ah, che palle, vero? Strano però. Bella! C'è il modo qui. Vabbè.
Questo metodo è il tuo Pokémon preferito in alto a sinistra, e non più scendere in campo. Sì, vabbè. Come se già non lo sapessi. Una Pokéball. Bellissimo. Bella, cazzo, ci stava. Minchia, livello 8. Madonna. Questa storia va che sciotta così. Oh. Bella. Bella. Perfetto, perfetto, perfetto. Dove l'ho già voluto. Dove l'ho già scritto. Allora devo livellare Piplup. Poi si vuole evolve al 16, mi pare. Bene o male. Però vorrei catturare un po', sinceramente, non c'è. Oh! È anche livello 5. Oh! E che cazzo! Molto bene! Questo volevo dare. Adesso mi raccomando, Shinx, non fare danni. Perché questo deve venire a casa con noi. Va bene. Borsa. Pokéball. Pokéball. Siamo magari al 15 e 16, sì. Beh dai, mancano 5 livelli, niente di eccezionale. Molto bene. Molto bene. Normale volante. No. Scusi. Borsa. No. Prima di sfidare il capo palestra, il musicista... La rifaccio. Prima di affrontare il capo palestra, mi eserciterò con te. Posto. Ui, macho. Wow, che bomba. Certo, dato che sei con beccata, proprio qua, la tua beccata. Oh, ciao, ciao Machop. Buona giornata, grazie per la compagnia. Oh. Così soddisfacente. Boh. Ok, hai avuto la meglio. Julio! Sembra che non sia ancora pronto per una sfida presso una palestra. Abbiamo vinto un po' di cash. Allora, facciamo così. Tac. E levati al cazzo. Sto cercando di Pokémon, ho trovato un allenatore. E quindi? Oddio, questo qua ha tutti i Pokémon uguali, è vero? 3, ecco, to 4. Vabbè. Bolla. Colpo basso qua. O colpo karate.
li mandavamo a dormire questi qua. Se avessi un monkey, cazzo. Via. Vediamo un po'. Ah, sì, ho capito qual è sto qua. Ok. Madonna. Crescita. Quei mindset, crescita mentale, imprenditore, roba del genere. Imprenditore di me stesso. Ma no, si affronta tutti. Ma che bello che è starle, amore, un po' come un piccione. Dai. Dai che mi serve Pippi perché deve crescere, cazzo, così Muna smette di rompere i coglioni che impara beccata. Cazzo. Olla. Ecco l'ultimo Pokémon livello 11. Unabra, wow, cos'ha? Teletrasporto, penso, perché... E quando... Wow. Alakazam però, che figo, ragazzi. Sempre figo Alakazam. Ah, sì? Ah, sì, mi hai detto che stavi aspettando, ma alla fine che contratto hai fatto con... Con team, cosa mi avevi detto? Non lo più. Oh, livello 11. Doccia scudo. Porca miseria. Posso giocare che nello spazio? Ah, team. Ecco, mi sembra la team. Ehi, cosa c'è lì a destra? Adesso, oh, ragazzi, cosa ho detto? Adesso arrivano tutti in massa. Me l'avevi detto, sì. Mi ricordo che mi avevi spiegato il piano tariffario, sì. Ehi, la velocità cala. Bella. Mai la fibra gli è attaccata a casa? No, se non sbaglio. Madonna, hai la stessa velocità dell'internet della NASA in poche parole. Ok. Li affrontiamo tutti questi. Ho ottenuto una medaglia stupenda dal capo palestra di Mineropoli. Contento a te, contenti tutti. Parte la sfida di Simona! Upsaida, camore. Bello. No, tu hai la SNASA, quella di Barney, che la NASA è ancora più segreta. Li fai tu da hotspot a NASA. Sì, vabbè, dai, questo colpo coda ha rotto il cazzo, però, eh. Dai, ciao. Esatto, sì. Guarda quanto che gli mancava per andare sul livello 12. Porca miseria. Ehi. Perché fa questo? Perché? Mi vuoi far male? Mi vuoi far soffrire dentro queste robe?
Allora, io direi facciamo botta. E farei così anche. Farei anche un Pokémon. Starly cambio. Così almeno li livella, anche lui adesso non so se riusciamo a far livellare, però. Vediamo quanto prende di esperienza. Anche se l'inizio è abbastanza facile, dopo che è un po' una rottura di palle. Attacco rapido, easy. E ha già attacco rapido, minchia. Ciao. Brutto colpo anche. Bravo Starlo. E livello 12. Arte povera. Anzi, arte povera. Dai, qualcosa. Difesa Is. Però potente di Shinx, prepotenza. Dove cazzo è la prepotenza di Guri? Dai, cazzo è qua repellente. Essere devo dire, prima di cimentarci dentro la grotta e andiamo al centro Pokémon. Sì, così almeno. Sì, dai. Ma dai. Cazzo. Sì, ok. Ho preso Shinx, sì. Dai, abbassami l'attacco. Ah no, niente, sto giro non va. Ciao. Intanto andiamo qua. Anzi, salviamo. Andiamo qua. Dopo andiamo, affrontiamo la grotta, andiamo a Mineropoli, battiamo il capo palestro. Easy. Dentro Pokémon, mettiamo il senso di Pokémon, mettiamo il senso della squadra. Sì. Buona la quinta. Ah, grazie per l'attesa, ma figurati. Arrivederci, ciao. Sì. Oh là. Stiamo cambiando, sì. Chiedo scudo. Boh, allora. Non so se troviamo qualche Pokémon interessante. Ma non li voglio trovare qua i Pokémon! A livello 6 addirittura lo troviamo adesso. Ma guarda. Oh, ma dimmi te se è possibile, cazzo. Ah! Boh. Ecco, cominciamo già con sti qua. Per poi come nuovo di Zeke, è molto strano per un viaggiatore. Non è ancora molta esperienza come allenatore, vero? Non importa. L'importante è che tu ami i Pokémon. Ti voglio fare un regalo. Ecco, tieniti una macchina nascosta. Ah. Cos'è? Spaccaroccia. È spaccaroccia. Sì. Un po' come questa mossa per frantumare i sassi. Bla bla bla. Se possibile, solo se allenatore ha la medaglia della palestra di Mineropoli. Se non si ha quella medaglia. Non si può fare usare Pokémon le mene, spaccarocce al di fuori della rotta. Quindi, in poche parole, sono cazzi miei. Cioè, o batto il capo estero, o batto il capo palestra. Zubat! Amore! Se avessi la possibilità di avere Crobat, lo metterei in squadra. Zubat, sì. Zubat, sì, lo lascerei in squadra. Nulla.
Costa ancora rapido. No. Ok. Ehi. Così. Tac, tac. No. Bravo. Tac rapido. Perfetto, perfetto. Perfetto. Mi fido. Fiducia. Fiducia. Diamo di fiducia. Azione. Anche più veloce. Nonostante sia un livello in meno. Madonna. Mi ha fatto più del dovuto. Boh, no. Vediamo un po' quanto toglie, anche se i coglioni. Bella. 95. Bella! E livello 7. Bella, ottimo. Molto bene. Un po' di più. Eh sì, sarebbe meglio se vuoi vincere. Ma non contro di me. Borsa. Ho una pozione solo. Vabbè, andiamo a stalle. E Piplup si attacca. E sapete cosa? Arcazzo. Per festeggiare la mia presenza in questa grotta ti sfiderò. Davvero molto emozionato. Così. Azione. Ok, facciamo bolla. Ok, attenzione, velocità cala. Riccio scudo. Dai. Dai. Dai, Piplup. Bravo, Piplup. Cazzo. Bravo, Piplup. Bravo. Un applauso a Piplup. Ben fatto. Ho qualcosa in più lì. Un buchino. Molto bene. Questo. Salve allenatore, ma guarda un po', ma neppure una medaglia, se non mi dite da fare, vieni con me ti accompagno nella palestra. Sì, vorrei curarmi i Pokémon però prima, eh. Ma c'è qualcuno lì? Sì. Ma sei tu che ce l'hai fatta ad arrivare fin qui, finalmente. Che lentezza, se la capopalestra è forte, Giulini Giurello, non ti sto mentendo, se la capopalestra è così forte, chissà come è rispetto a mio padre. Ci sono appena stato, e comunque il capopalestra è andato alla cava di carbone. Se vuoi sfidarlo sarà meglio che tu lo raggiunga laggiù. Ok, però...
Io vorrei prima curarmi. Sapete un po'. Arrivederci, ciao! Spero che sono uscito dalla chat. Boh, ok. Andiamo dal tipo. Tanto sono arrivati fin qua, direi. Fare un salvataggio. Tanto per. Mai lo fa. E comprare qualche pozione, visto che siamo qua. Già che ci siamo. Sì, dai, proviamoci qualche pozione, che almeno penso che un paio possiamo averne adesso. Sì, dai. Facciamo 5 intanto. Sì. Tanto per. Al momento 5, poi. Andiamo. Boh, perfetto. E fin qua ci siamo. Ah, non posso andare. Che figata che cava. Ok. Faccio un matchup. Ho guardato questo matchup super cosa. Fai compagni, ok. Tesoro segreto, ho guardato il mio Pokémon di nascosto il lavoro. Come ti porti da bere, tipo, da come ho capito. Mason! Vabbè, Piplup qua fa fuoco e fiamme. Anzi, bolla e botta, BB. Senti che bel rumore. Ah. Ah. Che sensazione stupenda. Ma sono un lavoratore, bravo. Porta avanti il Veneto. Qua? Cosa abbiamo? Pozione. Bene, male non fa. Allora andiamo. Questo? Fa. Ok, spostati, stai a guardare usando la mossa Venus Pagraccio, non ti blocco di cammino. Che forte! Chiaramente per vincere la medaglia devi battere il capo paestro, cioè me. Ah, quello è il capo paestro. Andiamo al capo. Ehi! Vedi un Geodude? Però no, sì, però no, Geodude potrebbe avere un Geodude, sì, ma avete capito cosa voglio dire. Ecco questo è già meglio. Però se faccio. Se uso bolla lo disintegro. Proviamo. 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 Dai. Bella.
Modello Superman no. Qua cosa c'è? Ah, ok. Ma dai. No, vado resto qua. Che bolla. Dentro la caverna. Andiamo, evolvo adesso, tanto... No, non ho preso la ball. Che ball c'era? Ma dove c'era che ho perso di andare a sinistra, continuare per la strada? E ho buttato indietro. Lo vado a riprenderlo, appena lo batto. Sta tranquillo, Muno. C'è Piplap qua che è scatenato. Ma che roba, ma che roba, va Piplap! Va Piplap! Devastante Piplap! Va che roba Piplap! Ma non potevo andarci perché c'erano le corsie. Ho provato anche prima, ma... Almeno mi sembrava che non riuscivo a prenderle. Ce n'era anche un'altra a sinistra dell'uscita della miniera. Anzi, batto sto qua e vado... Flavio! E vado a vedere. Adesso si sente un po' più forte. Mamma mia Piplap, ragazzi, mamma mia Piplap. Fa venire i brividi sto poco qua. Bam, livello 14. Di chi è che lo fermo questo qua? Prossimo scelta di Flavio Onyx. Cambiare Pokémon, ma stiamo scherzando, sì. Sto qua. Andiamo alla Lega con sto Piplap. No, 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 prendo sempre i Pokémon di tipo d'acqua e l'evoluzione di Chimchar, quelle Infernape, quella finale, la terza, è veramente figa, cioè il design penso sia uno dei più belli. È uno dei più belli, quindi ero un po' tentato tutto qua. Beh, Turtwig no, proprio c'è, cioè, neanche... Anzi, andiamo a vedere se riesco a prendere la cosa. Allora, ce n'era una, però devo fare il giro. Esatto, bravissimo, mai vecchio. Non esiste. Non c'è un cazzo. Beh, sì, beh, c'è Sceptile, cazzo. E quello lì è figo. Perché se non sbaglio il livello di velocità dovrebbe essere uno dei più veloci, lui a livello di poco qua. Super colpo, ok. Che poi impara Fendi Foglia, tipo, che è uno degli attacchi devastanti. Cos'è sta roba? Ok. Ce n'era una qua, però mi sa che non posso prenderla. Vedi che non posso passare. Ma se io vado giù, posso andare di qua? Sono stupido io. Geodude, sempre livello 7. Piplap. Bella, sì. Di cosa riguardo i Sceptile? Una Pokéball. Wow. Ah, ma quello è un dato di fatto, ci sono i segni particolari nella carta d'identità. A cagare. Oddio.
ma riusciamo anche a farlo evolvere. Carino Zubat. Madonna. Dai, non rompiamo le palle. Manca uno sputo. Tutti quelli che lavorano nella cava tengono con sé dei Pokémon. E può capitare che ti sfidino. Eppure sono delle rocce. Beh, sì, è Geodude. Fumo di fuga. Questo è un allenatore. Onix, carino! Potrei anche catturarlo. O magari no. Devo indebolirlo. Ops. Bam! Muna, guarda! Beccata anche! Allora, togliamo Ruggito. Bam, beccata! Non ci ho detto, quindi fune di fuga, fanculo. Sì. Boh. Adesso andiamo, curettina tattica. Ma ha detto si voleva il 15, un cazzo si voleva il 15. Infame. Se vuoi varare il 16? Avevo detto 15. Aspetta. No, ma perché ti spiego, siccome usando OBS Studio, cioè non ho a schermo intero, quindi ho la chat ridotta, cioè così. Allora uso il telefono, ma non ho, pensavo avevo letto 15, non 16. E vaffanculo comunque. Questo può essere Mineropoli. Dai. E Pedro. Non faccio più. Madonna, ragazzi. Mamma mia. Se non sbaglio, sono quelli di Arba che si evolvono prima. Tipo invece del 16 e il 15, anche quella finale. Io mi ricordavo che Charizard e Blastoise diventano il 36, invece Venusaur diventa il 32, 34, una cosa del genere. Cos'è sta roba? Non so se lo devo disperare. Ok. Non è un problema. Non è affatto un problema.
Tanto Piplup qua sta facendo danni. Oh, mamma mia, Piplup! Prossima mossa è Kalidos. Che figo questo qua. Botto in testa. Aia. Questo ho fatto male. No, tentennare. No. No. Me la rischio. Niente, l'ho rischiato. Rischiato la giocata. Sphinx. Madonna! Cos'è? Madonna, mi ha shottato un po' in testa, cazzo vuol dire? Cioè dai, che cazzo è? Scoteca, cioè. Vabbè, Guzzi, sì, bla bla bla. Beh dai. Qua mi distrugge l'anima. No, ho sbagliato. Manga, attenzione. Ma va a cagare. Madonna, quanto così poco toglie. Porca miseria. No, ho provato io a vedere se andava lo stesso, invece nada. Ho provato. Adesso lo rifaccio, tranquilli. Adesso lo rifacciamo. Ma scusa, il 16, perché non si è evoluto? Ah. Appunto. Forse perché ho perso e non ho concluso la battaglia. Lo dico io. Quindi non me lo conta, cioè.
È come se avessi premuto B. No, però dovrebbe venire fuori Pokémon si sta evolvendo. Non so. No, non ho premuto B, non vado un cazzo. Non so. Buh. Strano però. Strana sta roba. Su me è perché me l'ha contata come sconfitta e quindi non me l'ha considerato, però. Che dico io? Non so. Devo ammazzarlo prima perché sennò sono mi sciotta. Sì! Bella cazzo. Ehi, cosa? Adesso vi voglio premere B, cazzo. Rimplap. È troppo tardi ormai. Il prossimo allenatore che non aveva neppure una medaglia. Così la vita. Tu sei forte, io sono debole. La regola della Lega Pokémon. Le regole della Lega Pokémon prevedono che io ti dia la medaglia. Poiché hai battuto me, il capo palestra. Ti consegno ufficialmente la medaglia carbone della Lega Pokémon. E riceve la medaglia Pokémon. Pedro. Del carbone, i tuoi Pokémon possono ora usare MS Spaccaroccia del fuori dalla lotta. Tieni, prendi anche questa. La tenuta MT76. Mette MT76 nella tasca e ne contiene le vittoroccia. Questa mossa danneggia i Pokémon che entrano nella lotta. A proposito, una MT insegna la sua mossa a un Pokémon in un attimo. Dopo averla, la MT si rompe, quindi assicurati di insegnare la tua mossa al Pokémon giusto. Ok. E io direi, ragazzi, ragazzi, follettini e follettine, che, aspetta, voglio vedere una cosa, se faccio così, bam, abbiamo la cosa, vabbè, è una cosa figa da vedere. E intanto salviamo. Abbiamo fatto due reti di live, ci siamo divertiti, abbiamo riso, abbiamo scherzato, è voluto Piplup, e abbiamo la nostra squadra, abbiamo mai sta prendendo forma, adesso vediamo quali altri Pokémon catturare. Domani Mario potrei continuare, non a quest'ora, magari verso l'orario di cena, tardo pomeriggio. Quindi intanto vi ringrazio per essere passati qui, ringrazio Marco Moretto, ringrazio anche i due follower nuovi che hanno iniziato a seguirmi, davvero molto molto gentili, due o tre follower, ho visto che sono aumentati, siamo 46 per il momento, e ringrazio chi è passato, Munaretto, Cavendish, e Joe, e niente, quindi grazie mille, buon proseguimento, buon proseguimento, dopo tornerò in live parlando di One Piece, come ho detto anche prima, capitolo 1055, una bomba, però parleremo più tardi, penso avrò qualche ospite, adesso vediamo. E niente, grazie mille, buon pomeriggio, buona continuazione. Ciao ciao, ci vediamo.